Scanna, oltre alle sue quattro linee di nutrienti, propone degli additivi che aiutano a ottenere risultati ancora migliori. Cannabust, ad esempio, accelera la fotosintesi, il metabolismo della pianta. Contiene estratti vegetali che stimolano una migliore fioritura e fruttificazione. Cannabust può essere somministrato con qualsiasi substrato. In questo video spiegheremo le diverse funzioni di questo prodotto. Stimola la produzione di clorofilla promuovendo un'accelerazione della fotosintesi e migliora anche il sapore dei frutti. L'energia catturata dalla fotosintesi viene trasportata nella pianta, di solito sotto forma di zuccheri complessi o carboidrati. Dalle foglie, gran parte degli zuccheri è convogliata verso la parte aerea della pianta ed utilizzata per la crescita e successivamente per la produzione di fiori e frutti. Alcuni zuccheri vengono trasferiti in basso, verso l'apparato radicale. L'apparato radicale è costituito da radici e peli radicali. Attorno ai peli radicali vivono molti organismi minuscoli. Alcuni di questi microorganismi, ad esempio funghi piccolissimi come le micorrizze, assorbono energia e metaboliti dalla radice, ma assimilano anche nutrienti e umidità dal substrato e li trasferiscono alla pianta. Quando il microorganismo fungino muore, si decompone e rilascia il suo carico di nutrienti al terreno in forma di sostanze nutritive. Somministra Cannabust fin dalla seconda fase della fase vegetativa. Cannabust contiene catene di carboidrati altamente specializzati, come gli oligosaccaridi e gli aminoacidi. Gli ingredienti di Cannabust sono assorbiti dall'apparato radicale e dai funghi presenti attorno alle radici. In questa maniera, questi funghi avranno un minore fabbisogno di zuccheri prodotti dalla pianta. I nutrienti sono assimilati dalla pianta, mentre gli oligosaccaridi provocano una reazione nell'apparato radicale. Tutte queste sostanze nutritive sono poi trasportate verso le foglie, i fiori e i frutti della pianta. A livello cellulare possiamo vedere come la clorofilla sia composta da aminoacidi. La clorofilla consente alla pianta di effettuare una sintesi dei vari carboidrati necessari alla crescita e al suo funzionamento durante la fotosintesi. La seconda funzione di Cannabust è aiutare la pianta a produrre una maggiore quantità di clorofilla per incrementare la velocità di fotosintesi. Così le foglie saranno più verdi e i fiori assorbiranno maggiore energia e costruiranno più unità basilari, cioè carboidrati, realizzando una crescita più veloce e vigorosa. È possibile applicare Cannabust direttamente sulle foglie per accelerarne l'assorbimento. La somministrazione mediante nebulizzazione con spray fogliare può avvenire sin dall'inizio della fase vegetativa. Sia somministrato all'apparato radicale, sia nebulizzato sulle foglie, Cannabust indurrà una produzione di fiori più grandi. Nella fase della fruttificazione, i componenti di Cannabust e gli zuccheri ottenuti dalla fotosintesi ottimizzata accresceranno il valore dei frutti e li renderanno più gustosi. Il frutto assimila anche gli ioni dei nutrienti dai concimi e dal fertilizzante PK1314 di canna. Per di più, quando nutriamo la pianta con Cannabust, la proporzione di zuccheri presenti nei frutti sarà maggiore e di conseguenza il loro sapore più dolce. La corretta somministrazione di Cannabust dà sempre risultati ottimali. La linea di additivi di canna comprende, oltre a Cannabust, altri prodotti che garantiscono una resa migliore. Somministra anche Canna Rizotonic, Cannazim e Canna PK1314 durante la fioritura e avrai un raccolto ancora più abbondante.